Amici del basket, buon pomeriggio, più cordiali saluti vi giungono in diretta dal Palasport Extra Mario D'Agata di Arezzo, dove tra qualche istante per il terzo ed ultimo incontro di Coppa Toscana Serie C Golden scenderanno in campo le due formazioni. Alla destra dei vostri teleschermi, in maglia completamente rossa, Colli Basket, contro la formazione aretina Amensba, alla sinistra in maccanonica maglia bianco amaranto. Dicevamo, terzo ed ultimo incontro di Coppa, decisivo per la qualificazione. Infatti, in caso di vittoria contro il Colle a 0 punti, dopo due turni sconfitti entrambi, ma l'ultimo turno è stato sconfitto soltanto di un punto, 48-49, dalla Synergy, il quoziente punti potrebbe essere determinante quindi per passare il turno. In caso di sconfitta della Val di Sieve a San Giovanni Valdarno contro la Synergy, sconfitta dai nostri ragazzi in un match veramente entusiasmante, stratosferico, non solo per lo spettacolo ma anche quello caratteriale, 83-76, dove particolarmente nei acquisti hanno formato una prestazione magistrale. Rimane quindi il disappunto per la loro assenza forzata di due elementi particolari, ma tratteremo successivamente la presenza del nostro nuovo acquisto Dolpi. Ma parte molto bene con il numero 24 De Santis, 24 Nisticò è il punto di forza della formazione ospite. Da tre, scusate, siamo stati interrotti in questo istante. Da tre i nostri ragazzi ricambiano con un bel tiro fuori del semicerchio. Intervento non va, a rimbalzo alla meglio il numero 6 Capaccio, stoppato da, vediamo, il numero 15 Giovanni, il capitano di squadra Ghini Giovanni, va Pitone Dolfi. Ma vediamo, scusate, ci hanno preso il e quindi siamo entrati in questo istante, dopo avere intervento del duo arbitrale, i due arbitri fratelli Daniele e Luciano Puocci di Firenze, coadiuvati al segnapunti da Chiara Mirarchi, al cronoman di Federico Fracassi, a 24 secondi ben assai Camilla. Ma diamo lettura delle due formazioni, Colle Basket 4 Cuscini, 5 Novello, 6 Capaccio, 7 Sprugnoli, 10 Iozzi, mentre il numero 24 si appresta, è lui l'elemento da tenere sott'occhio, da tenere in considerazione, anche se dal punto da fermo praticamente il suo bicipite non è eccessivamente preciso, ancora freddo le mani. Non va il primo, va il secondo. Dicevamo, 12 Capitan Peruzzi, Alberto, 14 Beconcini, 15 De Giudi, 23 De Santis, 24 Nisticò, 26 Lorenzini, Mario Pacini è l'ex di turno, allenato 2 anni fa la nostra formazione e la portò nel girone di andata. Si gira e va! È lui, lo zar lituano, che stavolta ho visto e ho visto bene. Lo zar lituano Kirlis, non so la prima tripla da chi è stata segnata, ma Eva gli risponde con molta precisione balistica anche Novello dalla lunga 8-6. Dicevamo, la formazione ospite non ha nulla da chiedere a questa Coppa Toscana, in quanto avendo perso tutti e due gli incontri in casa con la Synergy e con la formazione non tiene dentro il pallone Tistic Novello, quindi si riparte. Dicevamo, Kirlis, la formazione della Amensba a numero 3 Baracchi, 5 Dolfi, 8 Cutini, 9 Kirlis, 10 Gramaccia, 15 Ghini, Capitan Ghini, 18 Bianchi, 20 Calzini Stefano, 27 Liberto, 34 Castelli, 40 Giommetti, 91 Fascetto. Giuseppe Delia è il coach coadiuvato da Mirko Pasquinuzzi, l'assistente fisioterapista dottor Simone Maraccini, Fabrizio Pierozzi è l'assistente alle strutture tecniche imperative, e non soltanto è assistente di panchina, questa volta assistente agli arbitri, ma è assistente, va dentro
in bella elevazione De Giuli e porta in perfetto equilibrio le due formazioni. Si riparte con il numero, la formazione in aretina in attacco, cerca e c'entra, vediamo, abbiamo detto dal punto di vista non soltanto tecnico, pratico, Kirlis, abbiamo visto le due triple, ora deve essere assegnata la prima della nostra formazione, chiedero Lumi, cerca la bomba che non ottiene, a rimbalzo è il pitone Dolfi che va sulla corsa sinistra, vediamo strattonato, Kirlis va da due, Kirlis veramente eccezionale, lo abbiamo visto e deve confermare il suo stato, ma veramente dopo pochi minuti, 3 minuti e 10 secondi, Kirlis ha già fatto vedere due triple o tre triple con una doppia, quindi è in attacco la formazione ospite del Bafo, riesce ancora a rimbalzo, è il numero 15 che ha la meglio, De Giuli protegge il pallone che termina out, 13-8, punteggio in favore della formazione di casa. È il numero 8, ci sembra, Matteo Cutini è stato sanzionato, 13-8, rimessa in fondo dal fondo per la formazione del Colle, dicevamo un torneo che si libera contratto e va, la mette dentro Capaccio, ma vediamo i due quintetti per la Colle Basca, è entrato numero 5 Novello, 6 Capaccio, 7 Sprugnoli, 15 De Giuli, 24 Nistico per la formazione retina, è entrato in questo primo quarto 5 Dolfi, 8 Cutini, 9 Kirlis, 15 Ghini, 40 Giommetti, si riparte 13-10, accorcia il gap la formazione ospite, dicevamo spettacolare la sconfitta nell'ultimo turno della Synergy che con il suo coach, ma vediamo con il piede va a colpire il pallone Sprugnoli con molta prontezza di riflessi, ma è out per la rimessa della formazione di casa, è Dolfi, Lorenzo Dolfi, un acquisto indovinatissimo, chiaramente la lungimiranza e non è indovinato questo passaggio per Kirlis, intercettato dalla elevazione di Capaccio, si va, transizione per la formazione in maglia rossa, va Sprugnoli sulla corsia di sinistra, va al centro della campana, poi mezzo a due e va su, agganciano Lucchi, il numero 5 in elevazione Novello, da al numero 6 Capaccio che la mette dentro. ...13-12... Matteo aggancia in belle e va disturbato, ma tiene dentro il pallone con grande abilità, non è possibile questa volta, non ce la fa a mettere dentro con la sua precisione millimetrica che ha messo in, va, la mette dentro da tre, la saga della tripla oggi in questa prima fase, questa fase iniziale, è il numero 7 che ha realizzato, è Sprugnoli che si è presentato. Dicevamo il primo turno sempre in testa, al punteggio contro nel primo match praticamente contro la Val di Sieve. La Val di Sieve anche 20 punti di vantaggio, poi terminata l'ossigeno si è spenta la lampadina dei nostri elementi più validi, Matteo Cutini, Gramaccia, Bianchi, Ghini, Giovanni e lo stesso Giommetti, Provenza, il Carlino che oggi è assente. Chiaramente siamo dovuti andare all'overtime è finito la bombola d'ossigeno, chiaramente siamo stati sconfitti dalla formazione del Val di Sieve, ma sicuramente senza togliere niente, senza detrarre niente, detrarre alcun merito a chi c'era nel primo turno, ma se il roster fosse stato composto anche da questo numero 5, dallo zar lituano Kirlis, sicuramente, e da Lorenzo, la Lorenzo Dolfi, assenti entrambi per motivi. Kirlis Laurinas e
e Dolfi, Lorenzo Dolfi, assenti per motivi personali. 13-15 è passato in vantaggio la formazione. Vediamo Raggio Metti imbracato da tre avversari, da dietro a Matteo Cutini, finta, con una finta mette a terra, poi mette dentro, non va, ma da sotto è lui, Lorenzo Dolfi, la mette dentro. Lorenzo Dolfi trova il vantaggio 16-15. Va in attacco, 4-37 al termine, si gira molto bene, va, protegge il pallone Dolfi, va in alto, ottimo Matteo Cutini, questa volta cede a Giommetti il pallone, nonostante la sua non eccessiva generosità sotto nella zona pitturata. Matteo Cutini, da buon realizzatore, va sempre a cercare di realizzare e realizza in questa circostanza il numero 5 Novello, ancora una tripla, e veramente numerose sono le triple, 2-3 per la formazione ospite, altrettante 3 per la formazione di casa, quindi punteggio alto 17-18, torna in vantaggio la formazione ospite del Colle Valderza, del Colle Basket. Ed ora la rotazione della nostra formazione, entra in campo Bianchi, fa riposare l'atleta aretino mentre è entrato il metronomo Bianchi. Vediamo il suo inserimento, già comprovata la sua efficacia e efficienza in questa disciplina sportiva, già un anno con noi, ha mostrato tanto talento, tanta dedizione, tanto attaccamento ai colori. Vediamo scontro titanico sotto il canestro, lo si libera molto bene De Giuli e realizza ancora la sotto canestro 20-17. Cerca, è cambiato il trend degli, e non va, rimbalzo Giommetti, Raul Giommetti con il mancino, carica il mancino, però non è preciso, va in attacco la formazione in maglia rossa, va, passi ravvisati dal secondo arbitro Luciano Puocci di Firenze, e si dispera Nisticò lo abbiamo visto 2 anni fa in Coppa Toscana, 2 anni fa in questa, diciamo 72-49, non ci fu partita. Oggi sembra in pensieri, chiaramente si è rafforzata la formazione senese, non va, ancora impreciso il tiro di Matteo che chiama la retroguardia a difendere, non va, alla meglio Gramaccia il giaguaro, finta di corpo di questa volta Matteo Cutini, fallo su Matteo, si è fatto male alla spalla, ci sembra, alla clavicola, Matteo Cutini, nulla di fatto, si incontra prontamente, è entrato anche il guerriero Claudio Castelli a dare man forte alla formazione mentre è uscito Dolfi. 20-17. ...2:43 al termine di questo primo importantissimo, grandi punteggi, grandi canestri, grande perfezione balistica, non va Matteo Cutini, un inizio ancora sulla tabellina, deve, va il secondo con perfetta precisione balistica dopo aver fallito il primo tentativo, va in attacco, possesso per la formazione ospite del Colle Basket, transizione, supera la metà campo, si dà linee orizzontali, possesso Novello punta l'avversario, poi va dentro, si butta dentro Sprugnoli, perde il pallone, poi dà a De Giuli, non va a rimbalzo, alla meglio, eccolo il nostro eroe Kirlis, passo felpato, passo vellutato, veramente grande eleganza, grande stile, ma grande elevazione. Ancora Matteo Cutini, strattonato irregolarmente, chiaramente Matteo Cutini è la bocca di fuoco ormai da oltre 15 anni
il punto di riferimento offensivo degli aretini e quindi è marcato chiaramente. Ancora non conoscono Kirlis Laurinas, lo zar lituano, che ci ha fatto vedere grandi cose nel primo turno, l'ultimo turno cioè, e nel primo della sua presenza, in quanto è arrivato in ritardo qui alla preparazione, soltanto con 4 giorni di preparazione ci ha fatto vedere un incontro non soltanto dal punto di vista spettacolare della tecnica individuale veramente eccelsa, ma ci ha fatto vedere caratterialmente la voglia di vincere, la reattività di fronte a un avversario veramente di gran nome, di gran pregio, quale era la Synergy Valdarno, il nemico da battere, non sicuramente il nemico da abbattere, San Giovannese. Quindi abbiamo visto e deve essere confermato, ma l'ha già confermato, si è già fatto qualcosa come si è già fatto qualcosa come 2 triple e una doppia, ed ora dobbiamo sapere la realizzazione, ve la diremo successivamente, i primi 3 punti da chi sono stati realizzati. Ma si riparte 18-20 con l'opportunità di pareggiare per Matteo Cutini, che è stato strattonato irregolarmente nella zona, non va il primo, viene incoraggiato dalla panchina e chiaramente ci ha abituato a realizzare il 100% come nell'ultimo turno, e qui invece realizza soltanto il secondo tentativo. Ha fischiato, non aveva ottemperato alle regole di questo gioco il numero, che si scusa con il direttore di gara, il secondo arbitro Luciano Cuocci di Firenze. È stato Sprugnoli che si è, vediamo, seguito ancora una volta. Numero 10 contro 10, Iozzi contro Gramaccia. Gramaccia va per le terre. È in bonus ancora la nostra formazione, 2 falli di squadra, già superati 5. Vediamo Gramaccia, vediamo poco più che 18enne Gramaccia, è il punto di forza giovanile, dicevamo, qui della nostra formazione, dopo aver realizzato 13 punti nell'ultimo turno. Ma esasperante la sua tranquillità, la sua serenità, la sua sicurezza, sembra veramente il veterano della squadra, un ragazzo che ha 18 anni e al secondo anno consecutivo ha lasciato la sua Umbria per venire, per accasarsi qui ad Arezzo. Vediamo Gramaccia, sono i primi punti, ma ci ha fatto vedere grandi cose Gramaccia, e lo farà sicuramente, non soltanto, non va al secondo, lo possiamo... giustificare. 20 pari, si lotta su tutti i palloni, vola alto, va a cercare, mette, e questa volta è Bianchi, il metronomo eccezionale della nostra formazione, che va irregolarmente sul portatore di palla, su Iozzi, che si porta alla realizzazione, e lo fa con questo precisissimo punto. Ma non va il secondo, va Matteo Cutini a strappare il pallone dalle mani del numero 5 Novello, allarga sulla corsia di destra Gramaccia, Gramaccia, Claudio Castelli, palleggio elegante, vola alto, non la mette dentro, troppo lungo il suo passaggio, tocca il pallone Bianchi, cerca di 1 minuto e 30 al termine, 22-20 per la formazione ospite del Colle Valdelsa. In attacco ancora, possesso per le Furie Rosse senesi, sotto mano, punta, va dentro in precario equilibrio, a rimbalzo, la meglio Bianchi, carica al sinistro e poi lancia Gramaccia, passi ravvisati, ma vediamo la sicurezza, la tranquillità di Gramaccia, si porta senza alcun timore reverenziale sulle menti che stanno facendo la Serie C un gradino sopra la nostra, la Serie C Golden. 20-22, in attacco, in possesso la formazione con gli Ozzi, su la metà campo, transizione dai e vai con dei giudi, Capaccio,
riceve Capaccio, cerca dalla lunga distanza e va, realizza un punto veramente in sicurezza. Ruba il pallone e si proietta, la mette dentro, deposita ed ora prende il volo in Scrugnoli, 27 a 20 più 7 al termine del primo parziale, 28 secondi al termine. Gramaccia, ma le bocche di fuoco chiaramente sono fuori e quindi avranno l'opportunità di recuperare. Cerca e va Gramaccia, il giaguaro da 3. Gramaccia, Samuele, lungo eccezionale, il nostro punto di forza giovanissimo. Vediamo, stoppato il numero 5, Novello lo guarda in cagnesco, chiaramente non si può fare. E si scambiano il 5, i due elementi, chiaramente grande fair play nonostante l'importanza della posta in palio per noi, chiaramente per noi che abbiamo bisogno di punti, perché la differenza canestri può essere decisiva in questa Coppa Toscana. 4, l'orecchio, bisogna vincere noi, ma l'orecchio è proiettato verso l'incontro di San Giovanni Valdarno, dove si la dovranno vedere. San Giovanni, la Synergy con la Val di Sieve peraltro che al termine dei 40 minuti effettivi, su questo è stata sotto, va sulla sirena questa intenzione di realizzazione, termina 23 a 27 per la formazione ospite. Tutto sommato i tre punti realizzati, 4 da 3, danno praticamente il vantaggio contro i tre della nostra formazione più quelli in movimento, danno l'esatta percezione, 27 a 23 del valore in campo. Tutto pronto qui al Palasport Estra di Arezzo, dove è iniziato qualche secondo questo secondo quarto tra la formazione a destra, i vostri delle schermi in canonica maglia in tenuta completamente rossa con le basket contro la Amesba, e finalmente sono in grado di dirvi il realizzatore del primo. Vediamo, Scodella con naturalezza esasperante, Gramaccia realizza due, poi tiro aggiuntivo. La suspense del primo triplo realizzato per la formazione di casa Lamensba è stato, non poteva essere che lui, lo zar lituano Kirlis, che dopo 10 minuti di gioco effettivo, 11, ha messo in doppia cifra la sua realizzazione. Quindi, e va Gramaccia, 2 più 1, 27-26, ha accorciato il gap. La formazione di casa cerca di invertire l'inerzia della partita, è stata per un buon periodo, vediamo fa, mette fuori il pitone Dolfi, Lorenzo Dolfi, mette fuori gioco gli avversari, li fa saltare a vuoto per depositare a canestro che non trova, e rimessa laterale va a Dolfi, 2 Valdardese. Dolfi, vediamo come attenzionato Dolfi dal numero 14 Beconcini, raggio, metti sinistro destro, grande eleganza stilistica, Giommetti, Raul Giommetti, il gigante buono che non tradisce mai in fase difensiva, ma non disdegna la realizzazione quando se ne prospetta la ma Bianchi si lascia sfuggire Giulio questo pallone, grande confusione, ce la fa in questa circostanza, grande prontezza di riflessi Giulio, va dentro Giulio Bianchi, Giulio, una potenza veramente, scatenato Giulio in questo parquet, abbiamo visto l'esultanza l'ultimo turno dopo aver realizzato. Vediamo, si strattona sportellata nella zona pitturata, uomo questa volta alla difesa, cerca Capaccio di servire
il liberissimo De Giuli, anticipato Gramaccia, vediamo che servizio, Gramaccia sulle mani, ha messo in condizioni questa volta Giulio Bianchi, è stremato Giulio Bianchi, ha corso tanto in questi minuti iniziali, non va, tocca al tabellone, Matteo Cutini fa salire Gramaccia, 30-27, inversione di marcia. Per i nostri ragazzi. Contestato questo punto per la il contatto del pallone per gli avversari, si va alla rimessa in gioco. Dolfi, Lorenzo Dolfi, sotto mano Matteo Cutini, Giulio Bianchi, un ingresso veramente eccezionale, come un'inezia, veramente una millimetrica sbavatura di Dolfi, Lorenzo Dolfi, che vediamo come dal numero 15, ho visto bene il direttore di gara De Giuli, ha spintonato Dolfi e quindi netto il fallo commesso dall'atleta in maglia rossa, e si riparte con questa rimessa laterale, va Gramaccia, Gramaccia la sicurezza, anziché ricevere sicurezza da più esperti è lui che dà sicurezza a tutta la squadra, a tutta la formazione, con le sue realizzazioni, con la sua precisione balistica, con la sua tranquillità. Vediamo in mezzo a tre, vediamo questo antisportivo, è il numero 6, Capaccio ha preso a riferimento Raul Giommetti, chiaramente corretto come sempre, Raul Giommetti non mostra né nervosismo né la minima reazione, il gigante buono veramente, sicuramente l'avessero fatta qualche altro atleta, non di questa squadra ma di qualche altra squadra che abbiamo visto in questo Pala Sport Est, e due tiri liberi conquistati, va il primo con naturale sicurezza di, va anche il secondo, è Gramaccia che ogni partita dopo partita merita i galloni del migliore, sicuramente uno tra i migliori, perché chiaramente per essere migliori dello Zar Lituano. Non va la sicurezza del numero 6 Capaccio, vediamo Dolfi dietro a Giulio Bianchi, metronomo, va Giulio, va a cercare Matteo Cutini e rimane fermo, va sul braccio Dolfi, Giulio Bianchi 32-27, si è fatto beccare questa in Matteo Cutini, troppa sicurezza, è andato sul pallone, lo ha bloccato in maniera superficiale, è arrivato il numero 23 De Santis alle spalle, ha conquistato la sfera e si è portato a canestro. Comunque ci stiamo avviando, stiamo vedendo uno sport veramente interessante, cose egregie non soltanto da parte di Zare Laurinas Kirlis, ma tutta la formazione chiaramente si adegua al meglio, quindi prende a campione il meglio di Laurinas e di Dolfi, e chiaramente abbiamo dei campioni anche noi, Gramaccia, Castelli, Giommetti, Bianchi, Cutini, un assembleman veramente che quest'anno darà soddisfazione sicuramente a quanti vorranno vedere uno spettacolo eccezionale, eccellente, e si possono riavvicinare con tranquillità a questo sport, perché la formazione aretina della scuola basket Arezzo, per quanto abbiamo visto anche nel girone della Serie C Gold, non teme confronti. De Santis grande e non chiude De Santis, dopo aver realizzato non ce la fa a mettere dentro il pallone aggiuntivo, mentre si preparano Kirlis, ecco Kirlis Spile rientra nuovamente in campo
esce Gramaccia e Giulio Bianchi. Ritorna a campo giovanissimo Ghini. Ghini Giovanni, un 2003, quindi si può permettere il coach D'Elia, che dopo essere giunto a rimorchio di blasonatissimo allenatore di Serie A, e vediamo Ghini come si disimpegna con il piccolo numero 4 Cucini. Dai e vai, finta il passaggio, ancora una volta doppia finta di Raul Giommetti, fermo sul piede perno da Aghini, pallone questa volta, capitan Ghini non trova il compagno, trova l'avversario che cede, capitan Peruzzi, Peruzzi Alberto, uno dei fratelli che sono praticamente la dinastia di Colle, questa disciplina sportiva. Vediamo due, è toccato, forse errore di palleggio, ma sicuramente non si lascia, è lei, lo zar lituano, non si lascia sorprendere, come non si lascia sorprendere, va, e Tappin ancora, Dolfi, non era Dolfi sotto canestro, ma forse è toccato duro sul polso, vediamo, si tocca il polso, polso destro, auguriamoci che sia cosa di breve entità. Matteo Cutini, arresto e tiro, va, vola alto, là dove osano le aquile, Matteo Cutini, il ciclone aretino, il primo bersaglio in da due, in bella elevazione no lucche del numero 7 Sprugnoli per Capaccio, commette fallo nei suoi confronti Ghini, e quindi sarà rimessa laterale per la formazione in bonus, ancora entrambe le formazioni, 3 falli di squadra per la formazione ospite, 2 per la scuola basket Arezzo, 5:35 al termine di questo secondo periodo, 29:34, vediamo, cerca il volo d'angelo di Cucini, ma non arriva, del numero 12, scusate, capitan Peruzzi, non arriva all'obiettivo sperato, alla conquista del pallone, 34-29, ha preso il largo, ha cambiato l'inerzia del gioco, dopo aver chiuso meno 4, ora si trova a più 5, quindi ha recuperato 9 punti in questa fase iniziale di questo secondo parziale. 5:30 al termine di questo secondo tempo corto, finta il tiro e poi va dentro, ostacolato il campione Kirlis Laurinas, abbiamo visto, nonostante l'ostacolo sovrapposto da Tergo, si è attorcigliato in bella elevazione, ha conquistato il canestro e poi con questo tiro aggiuntivo cerca di portare, va, rotazione del polso, eccellente, è uno spettacolo vedere giocare questo atleta, una novità per la scuola basket Arezzo, avere un evento, avere prelevato dalla Lituania un campione di questo genere, aver portato in Arezzo veramente una cosa nuova in questa disciplina sportiva, uno spettacolo vedere l'eleganza, lo stile di questo atleta poco più che ventenne. Va si riparte, 37-30, 7 punti di vantaggio, non va a rimbalzo, però è sotto mano, reverse ancora lui, prende il pallone Dolfi prende il pallone toccato dal numero 15, si dispera De Giuli, si ritorna il sereno, 37-30. Rimessa dal fondo, Dolfi va
arresto e tiro, non è preciso questa volta Laurinas. Kirlis allunga, fa girare il pallone, la formazione si butta dentro, l'atleta e poi lascia a Capaccio. Capaccio blocco in attacco, commette fallo Dolfi, commette fallo Dolfi, due falli personali di Dolfi lo costringono all'uscita. Pronta la rotazione con il guerriero Claudio Castelli, rimessa in gioco per la formazione ospite del Colle Basket. Vas per linee laterali, Peruzzi, capitan Peruzzi sotto mano, va a servire il numero 6 Capaccio, non si fa fregare, non va, non trova né tabellone né canestro. Si riparte con il possesso della formazione di casa, 37-30, va Giuseppe, Giovanni Ghini, 2003, dà subito il pallone a Kirlis, Kirlis, Matteo Cutini, va sopra la testa, ancora Giovanni Ghini, Matteo Cutini trova una insormontabile valanga davanti a lui, cerca di superarla, va transizione per la formazione in maglia rossa, si va nella zona, nella difesa aretina, punta l'avversario, Sprugnoli contro Matteo Cutini, lascia Capaccio, Capaccio per capitan Peruzzi, Alberto Peruzzi, Sprugnoli, lunga distanza, questa volta non va, rimbalzo, si avventa sul pallone Ghini e poi dà a Kirlis, Kirlis, finta, Castelli di prima intenzione, Matteo Cutini da dietro, non è possibile, sarebbe stato, nonostante tutto riceve gli applausi, Ghini ha usato troppo, capitan Ghini 2003, la sua prestazione sempre positiva quando è chiamato in campo da tutto se stesso, come del resto tutta la squadra, la forza e l'orgoglio e la dedizione e l'impegno che la formazione della squadra di Giuseppe D'Elia, plasmata dalla sua carica agonistica. Ritorna il sereno 37-30 dopo uno pauroso finale di primo tempo, 23-27 per la formazione ospite, è ritornata prontamente in vantaggio la scuola basket Arezzo, che costringe in questa fase coach Mario Pacini, l'ex di turno che ha avuto la soddisfazione di girare in testa la classifica due anni fa nel campionato di Serie C, ma poi le vicissitudini del campionato durante il girone di ritorno abbiamo perso punti veramente indicibili, punti con prestazioni ondivaghe. Il rientro di inserimento di Giuseppe D'Elia ha dato carattere alla formazione che quest'anno si è alternata in testa alla classifica generale per poi perdere praticamente i due turni casalinghi contro la Fides Montevarchi. Due turni dove la media delle nostre partite è stata 85-90 punti, è terminata 48-42, 48-47 in due turni che hanno spodestato la vetta della classifica in favore della Fides, e quindi l'inserimento degli elementi come Dolfi e come lo Zar, Kirlis dovrà servire per recuperare, non va sulla sirena, 3 minuti e 11, finta, vediamo, termina nel cono d'ombra capitan Peruzzi, grande esperienza ma è irregolare il comportamento, deve lasciare libero il passo all'atleta in movimento, e quindi Claudio Castelli, vediamo se saprà togliere lo zero dalla sua casellina. Capitano in campo, va Claudio Castelli, una novità nel senso che la precisione, va 2 su 2, 100% di realizzazione, 39-30, ed ora vediamo se è in grado di andare, una sostituzione ancora, esce Capaccio dispiaciuto, esce Giovanni Ghini, Giovanni tra gli applausi del pubblico e della panchina, chiaramente un 2003
è entrato in campo in Serie C Gold, chiamiamola C Gold perché praticamente sono tre formazioni di questa Coppa Toscana della C Gold. Va fino in fondo, cerca, dentro la campana, ha commesso fallo. Claudio Castelli manda alla lunetta il numero 7, Sprugnoli, 39-30. Sprugnoli va, tocca il ferro. Va anche il secondo, 2 su 2. 39-32. Bianchi ritorna a dirigere l'orchestra. Linee orizzontali, va Raul Giommetti, Bianchi ancora, termina out, il numero 5 si dispera, Novello. Chiaramente 0 punti la formazione che ha perso con la Synergy 69-60 e con la Val di Sieve 49-48 nell'ultimo turno, a dimostrazione che la formazione ancora questa volta non ce la fa. Di spalla è Kirlis, questa volta ha cercato di conquistare in maniera non ortodossa il possesso, entrando sull'avversario. In maniera regolare, quindi fallo in attacco, dà l'opportunità a Capitan Peruzzi di portarsi 39-32 alla lunetta, da 39-30. Non va il primo. Va il secondo. ...2.20 al termine di questo... ...vediamo Claudio Castelli come è inseguito dal numero 24... ...Nistico... ...ottimo servizio... ...Matteo Cutini finta, blocco d'attacco di... ...Bianchi... ...si gira sul pallone... ...Raul Giommetti torna in difesa... ...la sua presenza... ...39-33, la sua presenza è indispensabile... ...nella campana pitturata... ...e Claudio Castelli... va sportellate, perde il pallone, recupera molto bene il numero 24, Nistico, Matteo Cutini, dietro, 15 e va dentro all'ultimo sulla sirena dei Giuli, 39-35, 5 punti, un break negativo per i nostri ragazzi, ancora una volta Matteo Cutini perde il pallone. E a detta del direttore non va, rimbalza, la meglio Giulio Bianchi, vediamo Giulio Bianchi va fino in fondo, si porta, commette fallo Giulio Bianchi, su Giulio Bianchi commette fallo il numero 24, Nistico, si dispera, ma è mai irremovibile la decisione del direttore di gara. Si incarica, arma la mano il mancino Giulio Bianchi, non va il primo. Bassa la percentuale di realizzazione, non va neanche il secondo, bassa la realizzazione in questa partita dei tiri liberi, ben 7 errori dal dischetto. Si libera in maniera egregia dei Giuli ed ora da 39-30, 39-37, vediamo, commesso fallo su Kirlis si è fermato, probabilmente il gioco duro soffre la marcatura. ...39-37, fallo commesso in fase in attacco, consente alla formazione ospite di realizzare dal canestro 24, con il numero 24, Nistico.
applausi per Raul Giommetti che lascia mestamente il terreno di gioco. 39-37. Vai il primo. Ancora leggero molleggio. Va il secondo. 39 pari, ancora un break di 9 punti, mai esistito chiaramente, un calo ancora, commette fallo su Claudio Castelli e Nisticò forse è sempre stato il top score della propria formazione. E oggi chiaramente corto il tiro di Claudio Castelli, riceve l'incoraggiamento del pubblico dopo aver realizzato i primi due, non va, doppio errore, sotto mano, ancora riceve Capitan Peruzzi, va a Capaccio sulla corsia di sinistra, taglia tutto il campo. Alza il ritmo la formazione ospite, cerca poi finta in mezzo a due, non va, arriva Gramaccia Samuele, transizione sopra metà campo, 17 secondi al termine, osserva con grande vediamo Kirlis porta a spasso l'avversario, cerca, va a servire Gramaccia, è sulla sirena. Non va il tiro di Gramaccia, si ferma sul canestro, 39 pari, perfetto equilibrio, ma da 39 a 30 c'è stato un vuoto, praticamente gli ultimi 4 minuti hanno segnato un fermo numerico dei nostri ragazzi, auguriamoci che dopo la sosta possano riprendere la carica e quella voglia di vincere che è stata l'arma in più nell'ultimo turno contro la Synergy, vinto veramente con una prestazione veramente stratosferica. Noi ci prendiamo un attimo di riposo, torneremo tra qualche istante con voi. Tutto pronto qui al Palasport Mario D'Agata di Arezzo, dove sta per avere inizio il secondo tempo lungo di questo incontro veramente importante per le sorti della formazione aretina, non tanto per quella senese in quanto ormai a 0 punti in classifica, sconfitte le due precedenti prestazioni, non, anche se vincesse questo turno praticamente non ha l'opportunità di poter raggiungere a quota 4 la formazione di casa. Quindi 39 pari dopo essere stati in vantaggio di 9 lunghezze, 39 a 30. È un rilassamento generale e auguriamoci che negli spogliatoi il nostro coach Giuseppe D'Elia abbia messo la sveglia, la carica ai nostri ragazzi che sono entrati in campo veramente con una sagacia tecnica veramente, e vediamo, eccolo, l'ho chiamato, è lui lo zar lituano, noi abbiamo lo zar lituano. Lo zar lituano Kirlis Laurinas si ripresenta, la prima da tre non l'avevo vista, questa l'ho vista veramente bene, 42 a 39, non va questa volta, a rimbalzo alla meglio la formazione in maglia rossa, si accartoccia al numero 12 Capitan Peruzzi Alberto, transizione, il numero 5 di spalla, va Gramaccia e Kirlis, sì, e Gramaccia con Kirlis hanno una vaga somiglianza in campo, chiaramente non di persona, ma in campo hanno caratteristiche simili e inducono con facilità l'errore di chi vi parla. È strattonato Kirlis, sì, in questa difesa a uomo alla meglio, il possesso per la formazione in maglia rossa, va il numero 12 Capitan Peruzzi da Capaccio, ancora ostacolato da
Dolfi si alza, non va a rimbalzo la meglio in mezzo a due. Matteo Cutini si arresta sulla linea di demarcazione laterale, poi dal metronomo eccezionale Bianchi, Giulio Bianchi ancora ritorna, linee orizzontali, va, si ferma, vediamo come viene Dolfi. Raul Giommetti, gigante buono, non va, rimbalzo, non è preciso. Raul Giommetti ha subito fallo. Ha commesso fallo. E quindi ancora una volta ha segnato la rimessa in gioco alla formazione in maglia rossa. 42-39, nulla di fatto, se non che il coach D'Elia Giuseppe ha provveduto alla sostituzione. Girò Giommetti, va in attacco la formazione, grande movimento, grandi sportellate, va, cerca Samuele Gramaccia, vediamo le sportellate come si aiuta con il, cerca la bomba dalla tripla, va, rimbalza ancora la formazione in maglia rossa, Novello da dietro a Capaccio per Novello, a zona questa volta la difesa, cerca la lunga distanza sulla corsia di destra, carica il sinistro e poi la mette giù ancora in velocità sulla sirena, va Matteo Cutini al rimbalzo, transizione, va, vediamo antisportivo per eccellenza su Gramaccia, non reagisce minimamente, antisportivo per eccellenza, strattonato il giocatore in maniera, lo dice il fallo, antisportivo, e quindi saranno due liberi. È stato Capaccio che si è reso, nessun libero, rimessa laterale, vediamo, è stato come viene seguito a uomo Kirlisse, Laurinas, Dolfi porta via il diretto avversario, Capaccio porta fuori dalla zona pitturata, Matteo Finta sbilancia l'avversario, cerca arresto e tiro, Matteo Cutini fuoriesce, è toccato da Giulio Bianchi il pallone che viene rimesso in gioco da Novello. D'ora da linea laterale il nostro D'Elia, Giuseppe D'Elia, l'imprinting di D'Elia in questa formazione deve venire fuori in questa fase, 42-39 al rientro dagli spogliatoi. È la volta di Capitan Peruzzi per Sprugnoli ancora Iozzi allarga Peruzzi, poi da dietro va Dolfi, transizione, supera, penetrazione, va fino in fondo e poi da dietro, finta il tiro, va a Dolfi, finta ancora Samuele, Gramaccia in mezzo a tre e non, in mezzo a due viene toccato, non è preciso il suo allungo, il suo assist per Dolfi, si scusa, 42-39, siamo fermi in attacco, la formazione in maglia rossa del Colle Basket, no look per la corsia di destra, si va, finta, è Dolfi che cerca, sbilanciato, va a rimbalzo Dolfi, da cede a Bianchi per Gramaccia, arresto e tiro, Gramaccia non tradisce le attese, Samuele Gramaccia, doppia cifra, 11 punti. Samuele Gramaccia. Dolfi. Novello gli seguito da ancora Novello, ritorna il pallone nelle sue retropassaggio, cerca la bomba che non arriva, rimbalzo. Perde il pallone e poi da costringe al tocco. Dolfi si lamenta, chiaramente ha fatto gioco, è stato il numero 6 Capaccio che ha mandato out il pallone, 44-39, vantaggio per la formazione di casa, esce il numero 12 Capitan Peruzzi rilevato da Lorenzi, dal numero 24 Mistico, a cercare Dolfi, poi la sua corsia di sinistra, va, finta, blocco in attacco di Matteo Cutini, va, cerca, va, arresto e non trova il canestro, va in attacco Sprugnoli, si aiuta ma non trova il canestro, vediamo in due,
cerca, spintonato, va, arresto, va dentro, Capaccio il tiro più quello aggiuntivo, 44 a 39. Non va, rimbalzo, va dietro, cerca, arriva Kirlis. Kirlis prima di tutti va dietro a Matteo Cutini. Matteo Cutini, ci mancano i suoi punti. Gramaccia, c'è Gramaccia che cerca, vediamo, messo a terra con Oshallance, mentre Pacini cerca di controllare a difesa a zona della formazione di casa. Vota dentro in attacco, è libero Matteo Cutini, cerca, ha girato, dai, va con il mancino, Mistico la mette dentro, 44-43, e Rosi 5 punti alla formazione di casa, che ha un'andatura ondivaga in questo secondo tempo. Vediamo, mezzo a tre, commette fallo, messo giù l'atleta aretino che si porta alla canestro, e Dolfi, vediamo come si comporta da ai bianchi. Non è Dolfi che ha diritto al, dopo aver fallito i primi due, bianchi che non ci aveva, e vediamo, questo è il gioco effettivo di bianchi, che ci deve la tirata dei capelli di Kirlis, non va, rimbalzo al limite del semicerchio, Novello da a Nistico, torna il pallone a Sprugnoli, chiama gli schemi, sportellate tra bianchi contro il numero 10 Iozzi. Nistico, vediamo, è Nistico che si appoggia a Matteo Cutini ostruisce il passaggio, e quindi, nonostante lo sfondamento a noi sembrato, viene assegnato il doppio tiro da fermo. Non va il primo, Nistico è stato, è uno dei punti di forza, corto, e vediamo, fortunoso Mistico, fortunoso in questo frangente, 45-44, ed ora punto a punto vediamo le due formazioni. Matteo Cutini sicuramente giornata no, oggi l'abbiamo visto dai primi due tiri liberi. Perde il pallone e ringrazia Giulio Bianchi, slalom, poi da ottimo Tapin, meraviglioso, sontuosa elevazione di Kirlis, la mette dentro dopo aver fatto veramente miracoli per tenere in campo questo pallone Dolfi, vediamo, strattonato da Tergo, dal numero 24 Nisti, dal numero 10 Iozzi, termina out il pallone per la rimessa dei Rossi, 47-44, è veramente importante questo turno, ma è importante non soltanto la vittoria, ma anche il quoziente numerico, in quanto sicuramente saranno le realizzazioni. A rimbalzo, vediamo, vola alto, e Lorenzo Dolfi, il pitone, Matteo Cutini sbilancia, e poi con il braccio Sprugnoli cerca l'irregolarità di colpire il braccio di Matteo Cutini, che va a canestro, vediamo se saprà nessun tiro libero, ancora in bonus le due formazioni, quindi si fa soltanto la rimessa in gioco, vediamo, ottimo questo servizio, Dolfi trova da fuori il pallone, Matteo Samuele fa tutto da sé,
due numeri 10 a confronto Iozzi con Samuele Gramaccia. 47-44, 2 minuti e 29 al termine del terzo periodo. Nistico toccato da Dolci. Nistico per Capaccio puntato da Gramaccia, cerca la bomba da 3, non lo ottiene, va e con bel gesto atletico Lorenzo Dolci, finta poi da finta, si libera e con il fianco sbilancia e questa volta sicuramente 5 punti. Samuele Gramaccia ci dà fiducia il suo tiro da fermo. Si prepara, scarica la rabbia adrenalinica e va il primo con precisione millimetrica. Gramaccia 100% di realizzazione, 4-5 tiri, 5 su 5, veramente è l'unico che oggi non ha fallito alcun bersaglio da fermo. Si va in attacco, 49-44, più 5 il vantaggio, si gira molto bene il numero 10 a rimbalzo, ottimo Dolci, va a recuperare il pallone e poi segue, va Claudio Castelli, no Lucche, dietro spalla Gramaccia, Samuele Gramaccia, un solo nome, è lui il re del Palasport Extra di Arezzo. Gramaccia veramente. Gramaccia, ben 16 i suoi punti, è il top score di questo turno, seguito a rota da 19 veramente Kirlis, quindi Kirlis c'ha il top della situazione, il miglior realizzatore. Gramaccia, Kirlis, ci mancano i cutini, i tiri di Matteo, il ciclone manca, vediamo se sarà spronato, se sarà stimolato dalle realizzazioni di Kirlis e di Gramaccia per dare alla propria formazione, alla formazione che ha amato tanto, amato da oltre 15 anni, è stato cercato da tutta Italia, Matteo Cutini, ma inossidabile, imperterrito, mantiene fede al suo colore amaranto, al suo sangue amaranto che ha dentro di sé. Lo ha sempre detto nelle nostre interviste, io gioco Arezzo, sono di Arezzo, gioco Arezzo, gioco per Arezzo, per la mia città. Un ragazzo d'oro, un ragazzo che va apprezzato, nonostante vediamo si metta a disposizione della squadra, nonostante ha visto la sua difficoltà della partita, dell'incontro di oggi, ha dato a... E va! Dolci! Abbiamo visto come si sia messo a disposizione della squadra, mettendo in condizioni Raul Giommetti di realizzare da sotto canestro il punto che sicuramente avrebbe potuto realizzare anche lui, quindi nei momenti di difficoltà fa giocare la squadra e quindi è questo il merito del ragazzo che è d'oro per noi. Non è d'oro questo tiro del numero 5 Novello. 55-44 ed ora una dimensione, 11 punti sopra la doppia cifra, a vantaggio dei ragazzi aretini. Non era mai stato, quindi vediamo cosa sapranno fare a uomo la difesa. È il numero 24, Nistico, bravo a leggere, Matteo Cutini cerca l'elevazione dei nostri ragazzi e si fa messo giù con la mano negli occhi, ci sembra il numero 6, Capaccio. Si rialza, è il numero 4, scusate, è Cucini. Capaccio che ha messo giù. Samuele Gramaccia gli ha tolto il pallone di mano. 55-46, rende menamaro il gap. 9 punti di distacco, ma erano 11. E una realizzazione viziata forse da una irregolarità di Capaccio che ha strappato irregolarmente dalle mani di Samuele il pallone con il quale è andato a realizzare, ad accorciare il gap.
Gramaccia, transizione, supera la metà campo. Legge bene la situazione Samuele Gramaccia, da Matteo Cutini il pallone che riceve, da ancora Matteo Cutini, Matteo va fino in fondo, poi da Gramaccia. Questa volta non va, non va, questa volta ha usato troppo. Bellitario e il suo tiro, al rimbalzo Sprugnoli, rimbalzo e poi da con la doppia mano, cerca di sbilanciare l'avversario, va De Giuli punta lo Zar, poi da cerca, rimane in linea al rimbalzo, vediamo il numero 15, perde il pallone, Gramaccia sulla sirena, termina il possesso degli, vediamo fino in fondo, Gramaccia e vediamo come guarda il numero 10 Iozzi, come guarda il numero 10 Iozzi, forse facendo gli occhiali ai due arbitri, i due fratelli Daniele e Luciano Puocci, e vediamo, ha visto forse il maggiore e chiama il fratellino a dire che guarda che Gramaccia ha fatto un gesto non eccessivamente ortodosso, si è preso un po' gioco dell'arbitraggio in quanto non ha visto un fallo plateale nei suoi confronti. Comunque sono 18 i punti realizzati da Gramaccia ed ora 57 a 46 ha messo una bellissima ipoteca la formazione di casa Lamesba su questo turno, che deve vincere a tutti i costi e con il maggior punteggio possibile. Tutto pronto, 57-46 qui al Palasport Estra di Arezzo, si riparte con la formazione ospite in attacco, vediamo, ruba il pallone Chiris da Matteo Cutini commette fallo al numero 7, forse antisportivo. Matteo Cutini, ottimo è stato Chiris che ha messo in condizioni Matteo Cutini di travolgere l'avversario, di essere travolto dall'avversario dopo aver realizzato il punto in velocità. Vediamo, ci sembra va il primo Matteo Cutini, toccato dal, ormai chiaramente la formazione è il numero 24 Nistico, sono state trovate le giuste coordinate per cercare di ostacolare l'avanzata, la precisione balistica sia di Nistico che di Capaccio, che vediamo come si libera molto bene Dotti, poi da dietro Matteo Cutini finta, trova il peccato, la soddisfazione del capitano in campo Claudio Castelli, che va a cercare il numero 24 Nistico, va De Giuli ancora fa girare il pallone su Novello per Nistico torna sui suoi passi, cerca Novello, scodella a deposita dentro il canestro il pallone da 2, 60-48. Vediamo come si è toccato duro Dolfi dal numero 12 capitan Peruzzi, 48-60, ancora non va, si incastra, si incugna capitan Peruzzi il tiro che Matteo Cutini dà a Chiris. Matteo Cutini finta, Claudio Castelli, contatto ai limiti del fallo, blocco in attacco di Gramaccia, scivola, va Chiris, vediamo come si è toccato, ma vediamo ancora Gramaccia, Peruzzi lo mette giù, Gramaccia 20 punti, questa volta Gramaccia Chiris 20-19, lotta in famiglia 18-19, si dispera Dolpi, insomma non è, forse qualche contatto falloso esasperato poteva essere evitato, ma
nulla di trascendentale, tutto nelle regole del gioco dirompente. Galattico è stato sicuramente gramaccia con Kirlis, ormai Kirlis ha confermato la sua precisione balistica, non tiene dentro il pallone Matteo Cutini, ma vediamo con quanta ostinazione va a cercare i palloni a tutti i livelli, quanto impegno questo ragazzo suol dirsi affettuosamente, perché è il distintivo della nostra squadra, è colui che non si è mai montato la testa, non ha mai fatto voli pindari, si è sempre rimasto lo stesso nonostante i suoi 25 punti, a volte anche 28 a partita, cerca la rotazione, ma vediamo Gambetto e il numero 10, è il numero 10, ci sembra questo Iozzi in due o tre circostanze abbia usato un po' troppo. 62-48, 14 lunghezze di vantaggio per la formazione estremato. Matteo Cutini ha corso tanto, anche se ha realizzato pochi punti, ma è stato generoso, altruista. 7 suoi punti che vanno ad aggiungersi agli altri 19 e 20 di Kirlis e Gramaccia. Vediamo lotta fra le due bocche di fuoco. Amnesia difensiva del secondo tempo, praticamente ha riportato in perfetto equilibrio, 39 pari, ma poi è venuta fuori la classe, è emersa gli schemi tattici che ha impresso in questi ragazzi il coach Giuseppe D'Elia. Ed ora ottimo questo passaggio dello Zar, retrospalla, messo in difficoltà. È la volta di Cucini da dietro al numero 15 De Iuli, l'ha sputato dal canestro, ancora è la volta del numero 10, va rimbalzo Matteo Cutini, ritrova il pallone fra le mani, supera Cucini e dà a Giulio per lo Zar è stato ostacolato in fase di tiro, è stato toccato il suo gomito, termine out per la rimessa della formazione. Deve comunque mantenere alta la concentrazione la formazione di casa, perché abbiamo visto che in questo sport mancano ancora 6 minuti e 48, sicuramente non è messo in dubbio il risultato, ma sappiamo quanto sia valido il punteggio, ed importante il punteggio, la differenza, il quoziente, realizzazioni. Corto va sulle mani di lo Zar lituano, vediamo ancora, gli fa contro in maniera irregolare il numero 24 Nistico. Rimessa laterale per la formazione di casa, Gramaccia, Samuele Gramaccia, vediamo con quale flemma, con quale tranquillità, serenità sta in campo questo giovane poco più che diciottenne, che ha realizzato qualcosa come 20 punti a formazione quotata di serie C. Vedi, scivola questa volta Kirlis, scivola e dà il via Matteo Cutini, non trattiene il suo mancino e va a realizzare Nistico il punto 50 più tiro aggiuntivo. Si portano sulla linea della zona pitturata Cutini e Bianchi con Nistico, mentre il servizio sta sistemando, dando giusta sistemazione al parquet. 62-52-50 quando mancano 6 minuti e 18 al termine. Necessaria concentrazione, alza la parabola, va dentro il tiro aggiuntivo di Nistico.
possesso per la formazione di casa. Transizione, Samuele Gramaccia va dentro, cerca e la mette dentro Samuele Gramaccia con il destro. Gramaccia, scusate, abbiate pazienza, è il numero 9, non è Gramaccia ma è Kirlis, è la sagoma dei due atleti che si cercava, va la bomba che non arriva e cerca e ottiene Giulio Bianchi in mezzo a due, transizione, va fino in fondo e poi dà a Castelli. È stato sanzionato Bianchi in mezzo a due. E rimessa dal fondo per la formazione ospite del Colle Basket, mentre Mario Pacini osserva, ma esce lo Zar e Claudio Castelli. Si dispera Claudio Castelli, in questa azione forse poteva chiedere di più da questa azione. Va in attacco con Cucini da Nistico, ancora Cucini per linea orizzontale De Giuli. Cucini, finta, buca sotto le braccia, poi va Dolfi, il pitone gli strappa la sfera. Giulio Bianchi, Cutini, la metà campo, transizione. Raul Giommetti dà a Giulio Bianchi, conclusione morbida ma è dura l'entrata nei confronti di Giulio Bianchi di Cucini, quindi due liberi assegnati a Giulio Bianchi. Alza la parabola, va il primo, 65-51, 14 punti di vantaggio, un vantaggio enorme, 2 su 2, 3 realizzazioni e 3 errori, chiaramente 50% di punteggio. Va Nistico da dietro a De Giuli in mezzo a 3, non va, rimbalza ancora De Giuli, la mette dentro con il mancino e va in doppia cifra, 10 punti, 66-53. È solo dalla corsia di... Va il pitone Dolfi da 3, la seconda tripla, doppia cifra anche per lui, 10 punti, 69-53, 69-53, e comincia a prendere la sembianza di una disfatta questa, dopo aver giocato in primo set, il primo quarto in vantaggio 27-23, in parità 39 pari. Ha spiccato il volo la formazione di coach Giuseppe Delia, che è rientrato in campo dagli spogliatoi. ...3:57 al termine, 69-53. Bravo a leggere la situazione in campo coach Delia, con gli innesti, le rotazioni perfette, si libera sulla corsia, cerca dalla lunga distanza Novello, il pallone della bomba che si incarica al numero 10 Iozzi, non arriva, arriva Samuele taglia tutto il campo e poi da dietro, non è possibile, grandioso Kirlis, strappa l'applauso anche al pubblico ospite. Kirlis, 5 triple, veramente eccelso, 72-53,
cerca di emularlo il numero 23, ma entra dentro la zona pitturata, quindi nulla da fare, fuori esce Novello. Novello dà a 23, De Giulis cerca sulla sirena, perso il possesso, torna la palla alla formazione di casa, ormai 3 minuti al termine, 72-53, 19 lunghezze di vantaggio. Non aveva mai perso con un risultato così altisonante, 49-48 contro il Val di Sieve e 69-60, quindi a dimostrazione della potenza della formazione aretina, del graduale miglioramento, del graduale perfezionamento degli atleti, che con la saggia ferma, secondo tentativo, cerca e ancora esibizione fantastica per il pubblico, per la statistica chiaramente, 7-5-5-3, ed ora supera abbondantemente, veramente magistrale, superlativo, non ci sono termini, dirompente, galattico il King, lo zar della Lituania. Ed Olpi che stavolta perde la sfera, perde conteso il pallone, conteso dovrebbe essere il pallone, ma ravvisato uno dei due fratelli Puocci di Firenze, questa è irregolarità e consegna il pallone, la rimessa in gioco alla formazione ospite, ma coach Mario Pacini, l'ex di turno, che è ritornato qui nella sua vecchia palestra, dove ha avuto la gioia e la soddisfazione di condurre i nostri ragazzi per tutto un campionato in testa alla classifica, poi perdersi nella fase finale, ma poi ci ha pensato lo scorso anno la formazione con un campionato veramente incandescente, un campionato che poteva dare un risultato e una più soddisfacente . Si riparte, si riprende con il nostro operatore che recupera . Vediamo Dolfi con il numero 24 Nistico, chiaramente atleti che hanno militato, si sono scontrati per lunghi anni questa disciplina sportiva, quindi si conoscono. È terminato out questa rimessa in gioco di De Giulis, 75-53, e vediamo come abbia provocato danno questa rimessa in gioco del pallone, che è andato a terminare sul tabellone dei 24 secondi. ...75-53, si riparte, ormai 2 minuti al termine, soltanto per le statistiche e forse per il Raul Giommetti, recupera un pallone e poi lo deposita ancora lui, felino il balzo di Giommetti, veramente increscendo, come del resto tutta la formazione, ha fatto sfogare un po' la formazione ospite del Colle Basket fino al terzo tempo, poi è venuta fuori con le sue bocche di fuoco. È Gramaccia che si assume la responsabilità di questo fallo. Tavolo della regia composto dal segnapunti chiaramente, e vediamo l'applauso a Dolfi, Lorenzo Dolfi, il pitone, riceve l'applauso del pubblico aretino chiaramente per quello che ha fatto vedere. 10 i suoi punti, 2 triple e 2 doppie, ma il suo gioco veramente di assemblaggio, il gioco di
di rottura degli avversari e di costruzione per i nostri ragazzi. Ha tenuto a mano la formazione fin dall'inizio ed ora riceve l'incondizionato applauso. Ed ora la standing ovation deve essere tributata anche a colui che sicuramente, unitamente a Gramaccia, è stato l'artefice di questa vittoria con 27 punti. Cerca, fa girare il pallone da a Novello, il pallone la mette dentro da 3, Novello rende meno amaro il risultato e vediamo, perde la sfera, poi recupera molto bene il pallone e in mezzo a 2 e questa volta va a sbattere Kirlis nel sostegno del tabellone. Auguriamoci che sia rimane a terra Kirlis, lo zar lituano si rialza prontamente. Vediamo, è nascosto sotto, dietro il, no, si rialza, vediamo il polso, è il polso sinistro il quale era stato sottoposto, vediamo, no, è il, e vediamo, è stato sanzionato con questa, e vediamo la reazione rabbiosa di Kirlis. Kirlis lascia mestamente il terreno di gioco, eccessivo è stato il fallo su questo atleta, la reazione non sappiamo, forse è incomprensibile, chiaramente non conosce una parola di italiano e è stato sanzionato con questa, con questo fallo antisportivo ci sembra, auguriamoci che possa essere perdonato in quanto Calzini Stefano ha fatto il suo ingresso. Va Stefano Calzini, applaudito, applaudito dal pubblico aretino, chiaramente Calzini è una dinastia aretina di cestisti. Tre fratelli, non va il tentativo, rimane a 78-56, si riparte in questi 50 secondi ormai, se non arrotondare il punteggio a 80 per i nostri ragazzi. Va, cerca il fallo, la lunga distanza, si incastra e va Raul Giommetti a recuperare il pallone. Si riparte con la rimessa in gioco della formazione ospite con Sprugnoli. Bravo a leggere la e l'abbiamo detto, vediamo Tappi e ancora, e questa volta ci va questa volta con Bianchi ha realizzato dopo 3 tentativi, va a 80 Bianchi, ci fa veramente piacere. Termina 80-56, un vantaggio enorme, meritato, dicevamo 27 punti realizzati da Kirlis, 20 da Gramaccia, Dolfi 10, Cutini con 7 punti, Castelli con 4, Giommetti con 6, Bianchi con 8. È un punteggio veramente importante, non soltanto per valutare l'orecchio a San Giovanni, fidele, 4 formazioni possono aver superato questo scoglio di questo primo, di questa prima selezione, chiaramente se, ed ora spiegazioni,
Stefano Liberto va a dare spiegazioni al duo arbitrale composto da Daniele Puocci, coadiuvato dal fratello Luciano, entrambi di Firenze, con il segnapunti al tavolo della giuria Chiara Mirarchi, cronomen Federico Fragassi a 24 secondi, ben assai Camilla. Noi vi ricordiamo 80-56, un vantaggio enorme che può dare l'opportunità, bisogna aspettare il risultato di questa sera con la Synergy Valdarno, con il Val di Sieve, per decidere chi delle quattro formazioni può, e sarebbe veramente, per quello che ha fatto vedere chiaramente la formazione di casa, meriterebbe sicuramente la qualificazione, la nostra formazione, anche se categoria inferiore, la C Silver, mentre un gradino di sopra sono le altre tre formazioni con le quali si è battuta con grande caparbietà la nostra formazione, e soltanto la prima uscita sconfitta, ma dopo l'overtime e avrebbe meritato sicuramente di più, ma chiaramente la prima partita senza due elementi fondamentali lo saranno per questo campionato sicuramente. Saranno fondamentali i due atleti e daranno tante soddisfazioni al pubblico aretino, che sicuramente riporterà questo sport e riporterà nei gradoni di questo magico Palasport Estra di Arezzo. Noi ci congediamo, ma prima di cedere la linea alla regia sentiremo dalla viva voce dei diretti protagonisti sensazioni e commenti a caldo. A tra poco. Jacopo, una bella prestazione questa dell'Arezzo, della scuola basket Arezzo, una prestazione che se fosse stata la formazione, la scuola basket Arezzo al completo sin dall'inizio, chiaramente non c'era pane per nessuna delle tre squadre che militano nella, no, chiaramente 66 pari la prima partita contro Val di Sieve, praticamente eravamo in testa di 20 punti, ci siamo fatti prendere dalla mancanza di ossigeno, la mancanza di preparazione, quindi una bella formazione, comunque l'innesto della società di questi due elementi che hanno dato corpo grazie alla lungimiranza del presidente, grazie alla bontà della dirigenza e alla disponibilità dei ragazzi ad accogliere persone nuove per cercare di far salire l'Arezzo, e stiamo vedendo che l'Arezzo è uno spettacolo eccezionale che nel mondo del basket forse non avevamo mai visto. È vero che la prima partita avevamo delle assenze noi, ma fa parte del gioco. Io sono sempre personalmente abituato a valutare le cose per i giocatori che sono a disposizione. Infortuni, assenze fanno parte del gioco, una volta capitano a noi, una volta agli altri. Infatti stasera Colle credo fosse priva, poi lo potrà confermare l'allenatore di Colle, Mario Pacini, insomma il nostro allenatore di un anno fa, ma fosse priva di Moroni, che tra l'altro è un ex SBA ai tempi della Serie B, quindi è un giocatore importante. Sicuramente questo, non dico che il risultato è diciamo dopato da questa assenza, però un po' il compito ce lo ha agevolato, però io ho visto una squadra parlo della nostra, che all'inizio un po' ha stentato difensivamente, 27 punti nel primo quarto oggettivamente sono veramente troppi, insomma se uno fa la proporzione a nei quattro tempi si supera abbondantemente i 100 punti, però una volta che è stata registrata la fase difensiva, se non erro hanno finito a 56, quindi questo vuol dire che nei restanti tre quarti, nei restanti 30 minuti hanno segnato 29 punti e basta, quindi in tre tempi hanno segnato quello che hanno segnato in un quarto, quindi la difesa è un fattore importante. Sicuramente il coach ancora deve lavorare nell'amalgamare comunque tutta la truppa, perché ci sono i due nuovi arrivati, sicuramente ancora il processo di inserimento è in itinere, è ben lungi dall'arrivare al suo termine, ma d'altra parte siamo inizio stagione e questa coppa, al di là che ci sono i due punti in palio, fa sempre piacere vincere, però serve anche per testare il livello del lavoro a cui siamo arrivati, cosa c'è da fare per migliorare. Ancora mancano due settimane per l'inizio del campionato e poi insomma credo che partire bene è importante sicuramente, ma le stagioni da come uno parte prendono una certa piega, però poi si decidono, come dicono tutti, in primavera, no? Nella seconda parte della stagione, quindi ripeto
è bene che ci sia del lavoro da fare, però mi sembra che tutti siano orientati verso lo stesso obiettivo. C'è da registrare alcune cose, come è normale che sia, però insomma, per adesso stiamo non tanto nei risultati, ma nel lavoro che il coach e lo staff e la squadra sta facendo. Stiamo rispettando il ruolino di marcia, al netto, ripeto, delle cose buone e delle cose su cui bisogna lavorare. Allora Raul, una partita un po' spigolosa. Al primo tempo avete stentato a entrare in gioco, avete fatto ballare un po' il Topolino, poi è venuta fuori la sagacia tecnica, la classe, l'amore, il bisogno di vincere, perché presumibilmente gli orecchi a San Giovanni possono dare un risultato che noi ci aspettiamo positivo. Il risultato a San Giovanni ci aspettiamo ovviamente positivo per poter andare avanti in Coppa, e quando si scende sul parquet qualsiasi squadra è ostica, che sia una Serie A o che sia una promozione, anche perché chiunque scenda sul parquet, sia dal nostro lato che dal loro, dà il massimo. Quindi è ovvio che all'inizio ci siamo trovati in contropiede con loro, inaspettati, non ci aspettavamo tutta questa aggressività. Però alla fine, grazie alla preparazione, grazie a tutto, siamo riusciti ad averla meglio. Quest'anno uno spogliatoio praticamente che dovrà essere ancora amalgamato nel migliore dei modi, e a tal proposito lo zar, io chiamo lo zar lituano Kyrias, è veramente eccezionale dal punto di vista tecnico, dal punto di vista professionale, chiamiamolo così. Ma com'è nello spogliatoio questo Kyrias? È un ragazzo tranquillissimo, è un ragazzo di 25 anni, è un ragazzo che ha un talento sopra la media per il campionato, e comunque è un ragazzo che cerca di lavorare con noi, ci aiuta e noi aiutiamo lui con l'inglese, con l'italiano, infatti si vede in campo e noi cerchiamo di spronarlo a fare il più possibile. L'inserimento di queste due persone dovrebbe dare sicurezza matematica per cercare di sfondare quest'anno al primo turno il campionato. Sì, no, sicuramente i due rinforzi sono rinforzi validi, comunque sia Laurinas, come si è visto stasera, nel senso a livello realizzativo, sicuramente forse Arezzo, non so neanche se si è mai visto un giocatore che fa così tanti canestri, quindi Lorenzo Dolfi è un giocatore che il campionato ha giocato, è un giocatore che ha 38 anni ma comunque fisicamente è un ragazzo di 20, quindi conosce il campionato, è un giocatore che gioca molto sporco, come si diceva, è uno di quei giocatori, come si diceva prima, quindi ha tanta tecnica, però è anche molto sporco, quindi sicuramente quello è un'arma sicuramente in più a nostro favore, che l'anno scorso ci è mancato, anche durante i playoff sicuramente ci è mancato. Quindi l'organico secondo me è una grande squadra e bisogna lavorare, e poi non è che è facile, nel senso, però bisogna lottare. E allora cosa un capitano come te di lungo corso cosa può dire al pubblico aretino? Ma sicuramente di venire sempre più, perché comunque già se la divertissi anche a livello di spettacolo sicuramente sarà qualcosina di più, e quindi poi vediamo, nel senso. Stasera siamo stati a tratti molto bravi e belli, a tratti meno. Il primo quarto in particolare non mi è piaciuto per niente, avevo dato un obiettivo alla squadra che non hanno per niente rispettato, abbiamo subito 27 punti. Abbiamo concesso tanti rimbalzi in attacco, abbiamo fatto un sacco di palle perse e in difesa non abbiamo tenuto veramente nulla di quello che si era studiato durante la settimana. Poi diciamo, ecco, in attacco siamo stati bravi a mantenere la partita attaccata, perché qualche giocata di qualche singolo e qualche azione di squadra insomma ce l'ha consentito. Però ecco, nel primo quarto sicuramente forse anche due passi indietro rispetto alla partita di sabato scorso. Poi nel secondo quarto abbiamo iniziato a ingranare, diciamo, la nostra marcia, sia in attacco che in difesa. Abbiamo, come si suol dire, tolto il freno a mano in attacco, e in difesa abbiamo iniziato a stringere le maglie. Abbiamo concesso 12 punti nel secondo quarto, 7 nel terzo e 10 nel quarto. La squadra in attacco ha iniziato a giocare quello che in settimana, da ormai un mese che stiamo provando. È normale che più andiamo avanti, più inserendo sempre nuove cose, all'inizio diciamo c'è da oleare un pochettino la manovra d'attacco, però poi ecco, è anche giusto che i singoli facciano le loro giocate e va bene così, ecco.
dal punto di vista del gioco non c'è niente da, nonostante siano soltanto 3 partite fatte da questa squadra, non c'è niente da recriminare. Dal punto di vista comportamentale abbiamo visto la reattività dello Zar, chiamiamolo così amichevolmente, che ci è sembrata già la seconda volta dopo la partita del sabato scorso una reazione non eccessivamente composta, però lo giustifico io in parte, in quanto sembra, non si può vedere, sembra che sia stato toccato duro al labbro e grondava sangue dal labbro, quindi a questo punto quando uno vede il sangue addosso e si sente una reazione istintivamente, però cosa c'è da fare dal punto di vista caratteriale eventualmente su questo atleta, che poi è, diciamo così, forma praticamente tutta la squadra, la formazione è l'oggetto, è simbolo praticamente della squadra. Beh, intanto ho bisogno di dire una cosa: lui proviene dalla Lituania e ha giocato negli ultimi 3 anni nella 2 Lituania, un campionato molto estremamente tecnico e poco fisico, quindi la sua abitudine non è quella di ricevere così tanti contatti. Poi ecco, essendo quello che prende più iniziative con la palla, essendo sicuramente tra i più pericolosi, se non il più pericoloso offensivamente parlando, non male che poi la difesa arriva a un certo punto dove non arriva, diciamo, in modo leale, cioè cerca di arrivarci in modo scorretto. L'hanno, diciamo, istigato e provocato abbastanza per tutta la partita. La reazione che ha avuto non mi è piaciuta e gliel'ho detto e gli farò presente di nuovo la cosa. Non lo voglio giustificare, però dico, ci può stare adesso, naturalmente tra un mese non deve riaccadere. Ecco. Bene, allora auguriamoci che in questo mese di tempo siamo presi tutti gli accorgimenti, sia tecnici, tattici e anche educativi e correttivi. Noi ringraziamo il nostro coach Giuseppe D'Elia, che siamo stati veramente siamo stati fortunati noi alla rinuncia del grande allenatore di 2 anni fa. È venuto Giuseppe D'Elia, ci ha dato tante soddisfazioni e ci sta dando tante soddisfazioni. Auguriamoci che siamo soltanto all'inizio e a vedere lo spettacolo della pallacanestro qui al Palasport Est a Mario D'Agata dovrà arrivare anche tanta gente aretina che è amante di questa disciplina sportiva o che non è amante, vuol venire a vedere uno spettacolo nuovo che è veramente attraente e affascinante. Al nostro pubblico, arrivederci alle prossime trasmissioni della Scuola Basket Arezzo. Arrivederci a tutti.